indubbiamente l'auto che mancava, anzi la Jeep Avenger che mancava, la ibrida, e sicuramente sarà quella che sarà più gettonata nel mercato italiano. Oggi la scopriamo in questo primo contatto, ma prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale di YouTube e azionare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri ultimi contenuti. Oggi la protagonista è proprio lei, nuova Jeep Avenger Hybrid. Sono tante le novità dal punto di vista estetico, anzi non sono assolutamente visibili le novità rispetto a un Avenger normale. La Hybrid infatti resta assolutamente invariata, tranne per questa griglia che adesso è chiusa e non ha il pattern che avevamo visto sulla versione 100% elettrica. Mi piace molto questa personalizzazione del nostro esemplare, che è fornita come optional, dove abbiamo appunto questa scritta Jeep Decals. Altri dettagli che possono rendere personale questa nuova Jeep Avenger Hybrid sono per esempio i nuovi cerchi in lega, la colorazione, ma la cosa che maggiormente mi ha colpito è il tetto apribile, che non era disponibile su nessuna versione della Jeep Avenger fino adesso. Le misure rimangono sempre quella, ovvero quella di una vettura estremamente compatta che se la cava perfettamente anche nel traffico cittadino, senza disegnare neanche le uscite fuori porta, perché parliamo appunto di un'auto che ha delle proprietà proprio Jeep che le consentono di muoversi anche nello sterrato. Abbiamo solamente la trazione anteriore, ma chiaramente le varie modalità di guida ci consentono di districarci con una certa agilità in qualsiasi percorso. Guardiamo un'altra panoramica della nostra nuova Jeep Avenger Hybrid. Per esempio qua compare la scritta Avenger, un sottoporta importante protetto da queste modanature in plastica che non solo ci aiutano nel fuoristrada quando ce ne sarà bisogno, ma servono maggiormente per evitare quei piccoli urti cittadini che tante volte ci fanno veramente arrabbiare. Doppia colorazione, dicevo, un colore molto carino, molto di moda direi. E andiamo avanti a conoscere altri dettagli della nostra Jeep Avenger Hybrid. Come vedete non ci sono tante novità, non abbiamo appunto un tappo di ricarica, qua c'è il solito tappo del carburante, perché appunto è una ibrida a 48 volt. Nella vista posteriore anche qua nessuna novità, tranne che per il logo I, che sta a rappresentare appunto non elettrico, attenzione non facciamo confusione, ma hybrid, perché questa si chiama e-hybrid. Ecco, se vogliamo possiamo trovare uno strano abbinamento tra questa i e lo scarico, perché effettivamente parliamo di una vettura termica con un sistema mild hybrid a 48 volt. Per quanto riguarda il baule, finalmente un'apertura elettroattuata, le qualità e le volumetrie sono quelle che già conosciamo, con la possibilità di abbattere i sedili in conformazione 40 e 60 per aumentare notevolmente la capacità di carico. C'è anche la possibilità di utilizzare il doppio fondo attrezzato. Ed anche qua le differenze sono minime, abbiamo il selettore del drive mode nel tunnel centrale, il freno di stazionamento elettrico e viene mantenuta la chiusura in stile cover di tablet. Il cambio è a pulsanti, molto comoda anche la pulsantiera delle funzioni che vengono richiamate poi sul grande schermo di connettività, che risulta abbastanza completo. Novità anche per quanto riguarda il quadro strumenti con nuove grafiche, ma quello che maggiormente mi premeva di farvi notare è il tetto apribile che per la prima volta viene inserito sulla Jeep Avenger. Impianto audio affidato a JBL e anche in questo caso possiamo contare sulla condivisione wireless del nostro smartphone attraverso Apple CarPlay o Android Auto. Molto interessanti anche le modalità di guida che vengono proiettate direttamente sul quadro strumenti ed in più c'è la possibilità di entrare nelle sezioni all'interno del monitor dove possiamo tenere sott'occhio i consumi, le statistiche. Ma non solo, comodità al 100% grazie alle sedute, in questo caso rivestite in ecopelle di ottima qualità con impuntura Jeep sullo schienale, e anche dietro lo spazio per tre adulti è più che sufficiente.
Una cosa molto interessante, visto che parliamo di una vettura che tutto sommato esternamente ha le misure molto contenute. Non abbiamo le bocchette dell'aria, però abbiamo una presa USB di formato A. Ed eccoci finalmente alla guida della nostra nuova Jeep Avenger ibrida. È una vettura che secondo il mio punto di vista diventerà ben presto quella preferita dal mercato italiano, perché raggruppa in sé il meglio delle qualità sia dell'Avenger per quanto riguarda appunto la dinamica e il piacere di guida, ma anche il risparmio grazie al motore elettrico da 21 kW che è posizionato all'interno del cambio, un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti che funziona davvero molto bene. In questo primo contatto ho potuto apprezzare che il motore, nonostante sia solamente di 100 cavalli e il 1200 a benzina di derivazione PSA, si comporta con una certa agilità ma anche con un certo brio. Questo grazie alle modalità di guida che abbiamo a disposizione, che possono passare dallo sport, dove vedete che diventa estremamente reattiva, eco, qua ovviamente i consumi si riducono al minimo, ma ci sono poi le modalità specifiche per il fuoristrada, ovvero sabbia, fango e neve. Queste rendono la nostra Avenger una vera Jeep, infatti l'abbiamo provata qua al Balocco anche nel circuito in fuoristrada e con il Descent Control riesce a muoversi con la massima agilità. Perché è importante questo Descent Control di Jeep Avenger? Per il semplice motivo che agisce con il motore elettrico, in sostanza il freno motore viene amplificato dalla presenza del motore elettrico e diventa molto molto più efficace. Pertanto, se vi trovate in discese particolarmente ripide, nessuna paura. Questa nuova Jeep Avenger si muove quasi come se fosse una 100% elettrica. Andiamo adesso ad analizzare quello che è veramente il cuore di questa vettura, ovvero il motore da 100 cavalli che le consente un certo brio. Abbiamo 205 newton per metro derivanti dal motore termico e altri 50 newton per metro che derivano dal motore elettrico, dunque una coppia che viene sviluppata con una certa rapidità e rende questa Jeep Avenger un'auto sotto certi aspetti anche abbastanza brillante. Sì, lo so, lo 0 a 100 si fa in 10 secondi e 4, che però se noi andiamo ad analizzare più o meno la media delle vetture concorrenti siamo molto allineati. Dunque, ma qual è il vantaggio di adoperare una Jeep Avenger e-hybrid rispetto a una versione termica nuda e cruda oppure la versione 100% elettrica? Il vantaggio è che questa vettura in alcuni tratti si comporta proprio come un'elettrica, offrendo una fluidità di marcia anche nell'accelerazione davvero non male. Questo perché il motore elettrico funziona assieme al motore termico e offre una coppia un'elasticità molto briosa. Il secondo vantaggio ovviamente riguarda le normative che vi consente appunto di accedere nei centri urbani dove questo sia consentito. E il terzo e più importante dei vantaggi di avere questa nuova Jeep Avenger e-hybrid è quella di abbattere i consumi. Nel corso della prova abbiamo registrato una media di 6.6 litri per 100 km, è un dato direi rilevante. Se andate a calcolare che abbiamo fatto tratti autostradali a velocità sostenuta e abbiamo fatto anche del fuoristrada, dunque il massimo che si poteva chiedere a questa Jeep Avenger e il consumo è rimasto veramente attestato a livelli quasi da utilitaria. La comodità all'interno poi è quella di sempre, una buona insonorizzazione, sedili confortevoli, in questo caso abbiamo a disposizione regolazione elettrica e massaggio per il guidatore. Parliamo dello sterzo che mi ha convinto sotto numerosi aspetti, rimane sempre quello della Jeep Avenger che avevamo già provato sugli altri modelli, e mantiene quella precisione che è abbastanza tipica di quest'auto. Carico sempre corretto sia nel traffico cittadino che alle alte velocità nell'extraurbano, dunque molto leggero nel traffico cittadino e grazie alle dimensioni si gira davvero in un fazzoletto. Molto bene l'impianto frenante che non soffre di effetto spugnoso, ricordiamo che la rigenerazione passa anche dai freni, dunque ci siamo. Dunque in questo primo contatto devo dire che ho apprezzato moltissimo questa nuova Jeep Avenger e-hybrid, che secondo me è l'anello mancante, era veramente il modello che si attendeva con una certa ansia
perché raggruppa tutte le qualità dinamiche, sportive e anche di prestazione della Jeep Avenger che abbiamo imparato a conoscere anche nella versione 100% elettrica che ricorderete abbiamo provato qualche tempo fa, ma non vi dà quell'ansia da ricarica che è tipica di un'auto 100% elettrica. Qua avete sempre a disposizione una ricarica che si rigenera chiaramente nell'andamento normale, pertanto sia in frenata che in rilascio la batteria viene rigenerata per assicurarvi sempre la giusta carica quando ce n'è bisogno. Del resto poi abbiamo a disposizione un propulsore a 4 cilindri da 1,2 litri che è diventato oramai una garanzia nel mondo Stellantis che si è contraddistinto anche per la sua estrema affidabilità. Ditemelo nei commenti cosa pensate di questa nuova Jeep Avenger e Hybrid. Nuova Jeep Avenger e Hybrid parte da 26.000 euro, ma comunque vi invito ad andare sul nostro sito www.showcarnews.it, dove tra l'altro troverete il configuratore e l'articolo proprio di questa e Hybrid. Ci sono i nostri profili social Instagram, Facebook e TikTok, se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale di YouTube e azionare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri ultimi contenuti. Se volete entrare in contatto con noi c'è il nostro numero di SMS o WhatsApp e se il video vi è piaciuto, la recensione vi è interessato, mettete anche un bel like. E con questo è davvero tutto. Alla prossima!